Scusate il ritardo, per chi non mi conoscesse sono Roberta Lombardi, portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati. C'è un passaggio di cui parlava prima, cioè, o meglio, nel discorso che ha fatto prima Lorella, quello sulle case dell'Ater e questo strano decreto Lupi che per ora si è bloccato perché mancano i decreti attuativi, c'è un passaggio che lei ha detto, dice non si capisce bene perché tu prendi gli inquilini e poi li sposti da un'altra parte e qual è il giro che c'è dietro. Ecco, io cercherò di spiegarvi come abbiamo letto noi che eravamo all'interno delle commissioni che hanno lavorato il decreto e come abbiamo letto noi la filosofia generale, il progetto generale che c'è dietro questa norma. Allora, voi sapete che le case popolari, quelle che sono state costruite diciamo dagli anni 60 più o meno a fine degli anni 80, quando Roma era molto più piccola, sono in quartieri che adesso sono diventati diciamo molto più centrali rispetto al progetto originario. All'epoca erano le periferie, adesso te li trovi praticamente a un passo dal centro. E noi sappiamo pure che una volta si sapeva costruire le case, c'era un metro quadro, c'era una finestra che era una finestra, cioè sono case che adesso poi siano state volontariamente dalla proprietà pubblica lasciate cadere a pezzi proprio per andarne ad abbattere il valore nel momento in cui le vendi è un altro conto. Ma sono case, alcune dei quartieri popolari rispetto a tanti diciamo nuovi quartieri dormitorio con appartamenti loculi che si vedono in giro adesso nelle nuove costruzioni di cui tutte le nostre periferie sono dotate, se tu fai il paragone, insomma, vedi già proprio la filosofia della costruzione come è cambiata. Una volta la casa era la casa, un posto accogliente dove tu vivevi, crescevi la tua famiglia, progettavi la tua vita. Adesso la casa è un posto dove tu devi andare a dormire, perché nel frattempo sei stata al centro commerciale a farti il giro e a giocarti lo stipendio, sei andato a lavorare incolonnato sulla tua unica strada, un'unica corsia per arrivare dal tuo praticamente quartiere dormitorio al posto dove lavori e viceversa per tornare a casa, perché ovviamente devi essere abbrutito, stanco e fondamentalmente demotivato, che tutto non possa cambiare, che tu non possa fare niente per riprenderti in mano il tuo destino. Ci vogliono così, schiavi e sottomessi, possibilmente anche un po' ignoranti. Allora, che cosa succede? Che queste case che negli anni sono state costruite in quartieri che adesso sono diventati, piano piano si stanno riqualificando, perché più allarghi la città più quella che una volta era la periferia si attacca al centro e quindi inizia a diventare di pregio il metro quadro con delle case che appunto sono case, e più riqualifichi quei quartieri più puoi pensare che il meccanismo, puoi giocare col meccanismo che è stato messo su. Offri agli inquilini attualmente presenti l'acquisto della casa. Ovviamente, come diceva giustamente Lorella, difficile in questo periodo con le banche che non concedono mutui, la gente che sta perdendo il lavoro, se ancora il lavoro magari ha delle forme di riduzione del reddito, poi adesso col Jobs Act potranno fare dei mansionamenti, diminuzioni delle cose, quindi difficile trovare la possibilità di comprartela quella casa, quindi decadi dalla prelazione. Dopodiché arriverà signor costruttore, imprenditore, fondo immobiliare, amico degli amici, che comprerà per un tozzo di pane quelle case, le risistemerà, anche perché il tozzo di pane è costituito anche dal fatto che queste case sono state fatte praticamente cadere a pezzi in questi anni perché sono state evitate tutte le manutenzioni, le acquisterà per un tozzo di pane, le risistemerà e le piazzerà sul mercato se le riesce a vendere, oppure ci creerà un bel fondo immobiliare speculativo sopra, giocando di nuovo alla finanza creativa che toglie valore ai beni concreti e inizia a fare tutti i loro giochini derivati eccetera eccetera. Nel frattempo però c'è il problema degli inquilini, perché dici le hai tolti da quelle case, non è che puoi fare un problema di ordine pubblico e buttare in mezzo a una strada. Allora lì è la genialità del decreto Lupi. Tutti i soldi che gli enti locali, quindi città metropolitana, comune e provincia, ricavano dalla vendita delle case popolari, li devono reinvestire obbligatoriamente nell'acquisto di nuova casa popolare, di nuovi alloggi popolari. E da chi mai li acquisteranno? I signori sindaci, presidente di provincia e sindaco metropolitano, se non da quegli stessi costruttori che hanno costruito magari con finanziamento pubblico i quartieri dormitorio che adesso sono invenduti? Quindi tu stai facendo
una sostituzione, un trasferimento degli inquilini con tutta una speculazione su quello che è il bene vero. Questo è il progetto finale, questo è quello che ci aspetta. Poi, che dire, noi stiamo facendo una battaglia anche per la salvaguardia di tutti gli investimenti che sono stati fatti nell'edilizia sovvenzionata e convenzionata, sì, pagata con i soldi delle nostre tasse. Non so se avete visto recentemente, questa settimana, martedì, sul blog di Beppe Grillo è uscito un video di una, diciamo, un video pirata girato all'interno di un ufficio del Comune di Roma, dove il responsabile per i piani di zona del Comune di Roma parla con il suo omologo in Regione Lazio, e praticamente la loro preoccupazione nel non far applicare la legge, non far applicare la convenzione, è che poi queste cooperative, com'è che dico, le cooperative poi falliscono ed è un casino. E tu dici, male. Ma tu che sei un pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio, quali interessi stai tutelando? Stai tutelando gli interessi pubblici? Considerando che poi quelle case sono state già ampiamente pagate con i soldi delle nostre tasse, o stai tutelando l'interesse privato di qualcuno che evidentemente, se sei un politico, ti paga la campagna elettorale e quindi ti rimette in quelle posizioni, se sei un amministratore magari, che ne so, ti fa un regalo, intanto si viene a sapere, adesso fanno i regali, adesso sei corrotto a tua insaputa praticamente, perché ti trovi una casa, ti trovi 30.000 euro nel conto in banca, ti trovi ogni mese, Mafia Capitale è bellissima perché tenevano a paghetta tutti, non so, piccoli importi, ma che sono quei piccoli importi che ti cambiano la mensilità praticamente. E questo funziona, il sistema ha funzionato così. Quindi noi abbiamo un paese dove ci sono potenzialmente dove ci sono le leggi migliori. La legge, quella sull'edilizia dei piani di zona, è una legge del 62. La 167 del 62, cioè pensate quando c'era un'idea di Stato, di società, di collettività, dove le persone che potevano pagare di più si prendevano cura con le loro tasse, col corretto utilizzo delle loro tasse, delle persone che avevano difficoltà. Pensate nel 62 che cosa avevano pensato, che cosa avevano creato, quale meccanismo di solidarietà avevano messo su. E adesso abbiamo una classe politica e un'amministrazione a libro paga della mafia insieme alla classe politica che hanno demolito questo concetto di Stato. Ora noi a tutto questo ci dobbiamo opporre, dobbiamo uscire dal nostro abbrutimento, perché ci hanno insegnato ad essere passivi ed accettare tutto con l'incazzatura del momento, ti fa venire un'ulcera, però poi ti fermi e non fai niente. Noi ci dobbiamo ribellare a questo stato di cose, abbiamo l'obbligo morale nei nostri confronti e nei confronti dei nostri figli, e poi ci riprendiamo questa città e questo paese, e questo lo facciamo insieme. Grazie. Erano degli interventi, io ho segnato Antonio e poi Giuseppe, e poi ci sono degli altri.